Order. Siamo da McDonald's come dei veri canadesi. Bene. E reorder. You might also like No, today. chicken McMuffin. Non lo voglio un chicken No, McMuffin. grazie. Una bagel with regular cream cheese. Però ci sono quegli hot cake e bacon. Lo vuoi? Interessante. No, no. Abbiamo già preso il. Round to total to donate, va bene. Gli 11 sans. Complete order. Here. Allora, questa è la nostra colazione. Potevamo prendere anche il baked pie, che era buono. Prossima volta. Prossima volta, vediamo com'è. Se ci piace, Esatto. torniamo. E questa è la colazione tipica, Tipica. tipica canadese. Cari. Halifax ci dà il benvenuto con una bella pioggia. Quanto sei contento, Tosh? Tantissimo. With potato chips. Dopo una corsa per andare a prendere la macchina perché scadeva il parcheggio, siamo venuti qua da Loblaws, il nostro supermercato di fiducia. Che qui si chiama Atlantic Superstore. Sì, perché in ogni provincia cambia nome. Stiamo facendo un vero pranzo da Canadesi. Cioè, mangiano in macchina. Vado a patatine, dire e poi pai. ci vediamo dopo dall'altra parte di Halifax. Siamo al Fisherman Cove, qui ad Halifax. Dar tregua, continua a fare le finte, cioè smette di piovere e poi inizia a diluviare. Infatti sono completamente zuppa. Comunque eravamo al Fisherman Cove qui ad Halifax, che è un villaggio di pescatori molto carino, che ha tutte le casette adibite a shop, ristoranti, tutte colorate. Carina per passare un'oretta. Non venite quando diluvia, perché sennò vi bagnate, però è carina da vedere. Abbiamo incontrato una signora nella zona, intanto che diluviava, eravamo tutti sotto un tettuccio e ci ha dato la pietra. Carina. Lì in fondo si trova l'isola dei Diavoli, ha un'area di 12 km quadrati. L'isola è stata abbandonata definitivamente nel 2000. Nel 1901 si trovarono ben 18 case, una scuola e un negozio di alimenti. La popolazione fu spostata dall'isola durante la Seconda Guerra Mondiale. Il nome dell'isola non è molto chiaro da dove derivi. Alcuni dicono che deriva da un francese di nome Deville, che un tempo era proprietario dell'isola. E nel corso degli anni la pronuncia fu cambiata. Ma ci sono anche varie leggende su eventi misteriosi successi sull'isola.
Buongiorno, oggi è il 13° giorno, qui siamo a far benzina, direzione Saint-Jean. Dopo esserci fermati da Mr. Lube a cambiare l'olio per le spieghe ci sono apparse dopo aver chiamato Avis che ci ha detto che conveniva cambiarlo visto che dobbiamo fare tanti chilometri, siamo finalmente nel nostro motel qui a Saint-Jean. Allora, qua c'è il letto, un tavolino e questa è la vista dell'autostrada del laghetto. In questa rubrica di italiani a Prot e come cucinare nei motel vogliamo preparare una pasta perché io sono in astinenza da pasta e cercando su internet abbiamo visto che possiamo cucinarci la pasta anche con un microonde e quindi proveremo a fare la pasta ma anche il sugo. Prima il sugo e poi la pasta. La pasta... pasta è facile in confronto. Step 1, cipolla, olio, un goccino di... c'è un pezzettino di dado. Di dado vegetale. Round 2. Assomigliare un qualcosa a una salsa. Ci siamo quasi. Ha un buon odore però. Ottimo. Quanto è che doveva stare questa? 5-6 minuti. Massima potenza 2. Massima potenza 5-6 minuti. Attendiamo. Un momento assaggio. No, decisamente ancora deve stare tanto. Okay. Poi è pasta italiana. Secondo test. Tanto buono. Quanto? Lasciamo altri 3 minuti. Va. Perfect. Scoliamola. Ed ecco qua la pasta. Quello è l'Italia. Buon appetito. Buon appetito. Vediamo come la passa il microonde. Buona. Basta. Normale. Anche meglio che cucinata con i fornelli normali. I fornelli canadesi.
casa non dice esatto, non normali, perché non sono normali. No, sono guarda, si vedono da Scoscia. O una nave. Non lo so. È una nave. Buono. 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 Abbiamo già capito cosa mangeremo il prossimo nel giorno. Nel prossimo hotel. Visto che ne abbiamo ancora una sfilza. Buona. Sì. Chi l'avrebbe mai detto? Vedi, quante cose si imparano nel momento del bisogno. E durante un viaggio. Prossimo road trip ci portiamo dietro il micro. E basta. Pasta, volontà. Beh, la pasta già. Sì, la pasta c'è portati. Sempre. Pasta. Non ci muoviamo senza. Ciao, mi raccomando, lasciate un like. Mi piace. E iscrivetevi. Commentateci la cosa più particolare che avete fatto in viaggio. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao.